parole di pace, in collaborazione con l'esercito italiano. Buongiorno, oggi siamo con il capitano Daniele Paniconi, comandante di compagnia presso la scuola sottufficiali dell'esercito di Viterbo. Buongiorno a lei. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Oggi parliamo di un giorno molto importante per la scuola che lei dirige. Ci racconti? Sì, in qualità di comandante di compagnia allievi marescialli presso la scuola sottufficiali dell'esercito, abbiamo celebrato venerdì una importante cerimonia nel quale gli allievi marescialli dell'esercito hanno prestato solenne giuramento di adesione alle istituzioni repubblicane e ai principi costituzionali. È un atto, quello che si è celebrato venerdì, di concreta e fondamentale importanza nel percorso di crescita e di formazione che gli allievi hanno deciso di intraprendere, ad iniziare dal settembre dello scorso anno, settembre 2013, quando è iniziato il corso di studi della durata triennale per il 16° corso allievi marescialli. Dunque, che caratteristiche deve avere un maresciallo? Sicuramente la preparazione culturale, perché alla luce dei moderni impieghi in cui si può trovare a operare anche quale turbina isolata dai propri superiori, dal proprio comando, il comandante di plotone deve avere necessariamente competenze culturali indiscutibili. A questo poi va aggiunta quelle capacità tecniche professionali indispensabili per operare con mezzi, strumenti e materiali all'avanguardia. Bene, ringraziamo il capitano Daniele Paniconi, comandante di compagnia presso la scuola sottufficiali dell'esercito di Viterbo. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti gli ascoltatori e grazie della disponibilità che è stata data.